Una Taranto che vuole dare una svolta, che vuole chiudere l'Ilva e che vuole puntare sulla valorizzazione, sullo sfruttamento delle risorse naturali, sul mare, ma una Taranto che deve puntare in maniera diretta sulla cultura, può e deve prendere spunto, esempio, da altre realtà che hanno fatto della cultura il vero oro. E mi trovo a Matera e ho il piacere di avere al mio fianco il consigliere regionale Pier Giorgio Quarto, che è presidente della commissione regionale consiliare attività produttive. E allora, Matera, com'è nata questa Matera che ha puntato sulla cultura? Certamente un esempio, dicevo, che noi tarantini dobbiamo mutuare. Ma sicuramente questa opportunità che si è venuta a creare nel 2019 è frutto di donne e di uomini che hanno saputo interpretare per la nostra città un futuro, cioè hanno saputo dare e individuare delle strade carraie che potevano mettere in campo un rilancio del nostro territorio, riportandolo al centro della vita del mondo, perché oggi Matera chiaramente è conosciuta nel mondo, quindi uscita dall'isolamento, e abbiamo portato questa città come patrimonio mondiale nell'UNESCO in una visione di una filiera nuova. La filiera qual è? Che può essere spesa e condivisa, come dire, valorizzata da tutte le parti del mondo e da tutte le città e anche da Taranto. La filiera è quella della cultura. La cultura è quell'elemento trasversale che consente di interpretare in maniera intelligente e innovativa come far sviluppare un territorio, che chiaramente deve abbinare la doppia valenza, quella di far nascere attività, imprese che devono svilupparsi per il futuro dei giovani, per l'attività lavorativa, ma che queste imprese devono essere sviluppate con una logica di restituzione territoriale. Mi spiego meglio, cioè bisogna mettere in campo qualcosa che chiaramente alla logica del profitto diretto di qualsiasi imprenditore, da quello agricolo a quello industriale, ci sia una logica di valori sociali e diciamo territoriali che vanno cautelati, e quindi qualsiasi attività deve avere in sé la sicurezza alimentare, deve avere in sé la sostenibilità ambientale, deve avere in sé il recupero di alcuni valori storici delle proprie tradizioni. Se si fa questo, chiaramente noi capiamo che un'industria può vivere se ha questi valori, se un'industria produce qualcosa che fa morire le comunità, ecco, è un'industria non adeguata ai tempi. In una sola parola, un senso etico, certo, di ogni impresa. Purtroppo lei conosce perfettamente il dramma di Taranto, l'olocausto ambientale, e Matera, come ho detto ripetutamente, ha una fortuna: non c'ha quell'acciaieria che uccide. Questo dobbiamo dirlo anche ai tarantini, perché i tarantini si domandano: e se l'Ilva chiude, come facciamo? La risposta è presto detta: Matera non ha l'Ilva, eppure vive in maniera felice, fiorente, di risorse naturali e di risorse culturali. Ma certo, le industrie, lo ripeto ancora attualmente, le industrie vanno diciamo organizzate, realizzate con obiettivi fondamentali, quella dell'innovazione industriale, e quella che l'innovazione industriale deve portare alla sicurezza delle persone. Quindi non può esistere un'attività se nello stesso tempo questa attività fa morire le persone. Questo binomio non esiste. Il lavoro serve per stare meglio, non per stare peggio. Io, consigliere, la ringrazio, la saluto. Grazie, e la invito a Taranto. Grazie. Perché Matera e Taranto sono due realtà a un tiro di schioppo, a 40 minuti di macchina. Ed è bello che il nostro sud, il nostro orgoglio di essere terroni, veda due comunità che si uniscono, che si fondono in un gemellaggio e in una fratellanza, innanzitutto per la difesa della vita e per la difesa dell'ambiente. L'aspettiamo grazie a Taranto. Grazie per l'invito. Grazie.